onda. Ebbi mal de panza, lo mondo chiese aiuto. Venne in sussidio lo speziale con un largo imbuto. Ed un'officina al soccorso, trangugiai un sorso e corsi a ributtare. Era una sudicia porzione fatta col limone, sangue de maiale. Corsi a quel punto dall'abate alla chiesa sopra il monte, a esorcizzare dal mio corpo chi dei mali è la fonte. Irruppi brusco nella porta dove non entravo da 16 anni un mese, per pizzicare la perpetua con il sommo abate in compagnia cortese. Chiese cosa ci facevo di dentro un sacro luogo. Lo supplicai di liberarmi dal demoniaco gioco. Lui mi rispose che rimedio dal diabolico assedio era solo la pentenza. Per cominciare il tuo cammino metti per benino in ordine la credenza. Poi linda bene le lenzuola e spolvera la stanza. L'avria mandato alla malura, ma pensai alla mia panza. Così gli misi tutto a posto, cucinai l'arrosto e cossi la patata. Sono mansioni da perpetua, ma si vede che era in altro affaccendata. Per voler divino che il giorno susseguente misi la mano la mia panza e non mi doleva niente. Non era dunque indigestione del mio malcagione, ma vita impenitente. Sicché in dovere con il clero corsi con un cero all'abate mio guarente. Giunto nella pieve udì una lagnanza, era l'abate che spazzava con la mano in sulla panza. Diede la colpa allo mio arrosto, tutto ciò piuttosto che ammettere i peccati. Suore della perpetua via, anche se in malattia come gli altri prelati. Perpetua, ma ho spolverato la statua del maialino di Sant'Antonio. Ma che spolverato? L'ho messo in forno? L'abbiamo mangiato